Agricoltura sociale, volontariato e servizi alla persona, questo è il titolo del convegno organizzato dal CESVOT all'interno del Festival del Volontariato. Cosa prevede il progetto del CESVOT per l'agricoltura sociale? Il progetto ha previsto tanto un'analisi e un monitoraggio di quello che erano le realtà toscane, la riscoperta di una serie di buone prassi e ora una discussione collettiva su quale può essere appunto un modello di rapporto nell'agricoltura sociale tra il mondo del volontariato e il mondo dell'imprenditoria. Poi andremo avanti su progetti di formazione e informazione fino ad andare alla presentazione di progetti, diciamo, standard che possano favorire appunto la crescita di questo settore. Noi abbiamo già monitorato oltre 36 associazioni che in Toscana lavorano sul territorio, quindi nell'agricoltura sociale, quindi potrebbe essere un settore di grande sviluppo nel mondo del volontariato. L'agricoltura sociale può essere una risorsa, qual è l'impegno della regione? È un'opportunità vera, interessante, perché nel mondo agricolo si possono intrecciare tante problematiche, sia di risposta a questioni che riguardano il territorio, sia appunto di risposta a bisogni dei cittadini. Partendo dal presupposto che le imprese agricole fanno impresa, non sono enti di altra natura. Per cui in questo contesto siamo molto impegnati a costruire esperienze. Questa che abbiamo avviato riguardante i soggetti con disabilità ha un impatto a mio avviso interessante e importante. Siamo credo l'unica in Europa, per cui dobbiamo farla bene non solo per rispondere alle giuste e legittime attese di queste persone, ma anche perché per avere prospettiva l'Europa ci guarda e quindi dobbiamo far sì che la cosa trovi risposte, risultati.